niente, non significa. È difficile lavorare con i non attori quando sono giustissimi in quella parte, perché a Bastoggi io non ero. Io ho avuto. Quando ho fatto questo film mi hanno chiesto come mai ti sei trovata così bene in quel ruolo. È vero anche che io Monica, il personaggio che interpreto, però sì, lo stavo interpretando perché non sono di là e quindi non sono vera come le persone che avevo intorno. Le mie sorelle nel film vivono lì e vivono quindi quella realtà. Le mie due amiche nel film vivono lì e vivono quella realtà. Avrei potuto essere più finta, certo, molto più finta. In realtà io però quel personaggio l'ho anche scritto, e l'ho scritto su di loro. Sulle ragazze che facevano le due amiche l'ho scritto su di loro, l'ho scritto su un'altra persona che ho conosciuto lì, perché siamo andati lì molti mesi prima per scrivere la sceneggiatura, abbiamo fatto delle interviste a loro, che prima erano un po' reticenti, poi si sono molto fidate di noi e addirittura sono arrivate a fare delle parti nel film perché era bella che ci fossero. Ed è la somma di tante donne e di tante storie che ci hanno raccontato. Ed è anche una donna che io conosco, perché io sono nata in una borgata dove c'erano, e vedevo delle donne così, delle donne acconciate così, quindi tutto, no? Come dire, se nel quartiere chic vedi la signora minimalista, nel trucco, nell'abbigliamento, sicuramente nella borgata, nella periferia vedi tanta roba. E va bene così. Io quel personaggio l'ho conosciuto, ce l'ho avuto con mio vicino di casa, e ce l'ho avuto in casa, e ce l'ho avuto vicino quando andavo a scuola, erano, non so, le mamme di alcuni miei compagni di classe, una cosa che io conosco, è un linguaggio che conosco, e allora forse quello mi ha dato la possibilità di immedesimarmi bene nella parte e di duettare bene con quelli che erano più belli del vero. E questo è il lavoro. Cioè, lavoro. Mi dà la sensazione che tu e Riccardo Milani facciate un lavoro che ti amerei zavattiniano. Nel senso che Zavattini era quello che appunto andava sempre strada, andava nei mercati, poi lo teorizzava, diceva se non, e poi lo stesso discorso politico, ritorniamo sempre lì, diceva dovete sapere come cosa dice la gente, come vive la gente. Poi c'erano altri registi tipo Zampa che dicevano io purtroppo mi sveglio tardi, quando sono uscito ormai Zavattini ha preso tutto lui e rimango a mani vuote, però sento questo lavoro che purtroppo negli ultimi anni nelle commedie italiane non si sente molto. Ma guarda, si fa però una... nella commedia italiana mi sento di dire che invece ci sono dei nuovi maestri, penso alla... Sto parlando di commedia all'italiana, voglio dividere le due cose, non film comico. I film comici, i gloriosi film comici, che fanno bene a tutti, fanno bene alla salute e che vale la pena di vedere il più possibile. Però i film comici italiani, che sono di vario genere, di vario tipo, ci sono quelli un po' più scemi ed è la comicità un po' più demenziale, c'è la comicità invece più, non so, che affonda le radici nel sociale, nella critica, eccetera. Però la commedia all'italiana è questo genere qua, in cui si parla del reale. Agio Scarpelli. Magari, adesso, sì, Agio Scarpelli, quindi tutto Monicelli, Scola, Isi, Comencini. Quelli sono i maestri della grande commedia all'italiana. Erano film tragici, erano film in cui c'erano le miserie degli italiani, l'ignoranza di un paese, la grettezza di alcune persone, perché noi siamo anche questo, e di un paese che cercava di rinascere, no? Nel dopoguerra, negli anni 60, quando esplosa appunto la commedia all'italiana. Insomma, si partiva da qualcosa di tragico, gli argomenti erano brutti, erano duri, erano drammatici, si può fare umorismo su cose drammatiche, perché è una cosa che fa già ridere. Si esaurisce in fretta, non puoi lavorarla molto. Quindi la commedia italiana, chi la fa su queste basi. Noi la facciamo su queste basi, niente a che vedere naturalmente con quei grandissimi maestri, come Monicelli, è chiaro, però insomma, sono quelle le guide, no? Sono quelle le guide. Però ecco, certi film comici chiamati commedia,
sono più superficiali, come è capitato di farne anche a me, che vanno benissimo e io sono felice di andarle a vedere, di essere spettatrice, perché veramente mi fanno bene la salute, ridere fa bene, lo sappiamo. Però la commedia italiana non è vero che non è stata fatta, negli ultimi anni è stata fatta, io penso per esempio al magnifico Ferie d'Agosto di Paolo Virzì. Sono passati 20 anni, però infatti insomma Caterina va in città, per esempio, se penso sempre a Paolo perché fa delle cose magnifiche. Virzì è quello più che eredita di più per secondo la tradizione. Secondo me lui c'è, poi dopo hanno fatto, insomma, ognuno chiaramente poi ogni regista può visitare più generi, è giusto che sia così, si esprime in tanti modi, insomma. Però ecco, sì, ci sono, ce ne sono poche in giro. Mi fa piacere, sono onorata di essere, come dire, di far parte di una fra quelle che ci sono, che sono presenti, che ci sono ogni anno.